i bolidi del WRC, piloti agguerriti, un circuito tecnico e tanta terra. Questi sono gli ingredienti del Super Rally Show, una gara unica in Italia che Icarus ha seguito con un inviato d'eccezione, Piero Lunghi. I rally si sono molto più avvicinati alla pista, però le differenze ci sono sempre. E oggi siamo qui a Maggiora per il Rally Master Show, una gara che si fa in pista, ad inseguimento, tipologia di percorso tipo Motor Show di Bologna. L'unica differenza nel Motor Show di Bologna c'è anche dell'asfalto, qui invece è solo terra. In queste macchine moderne bisogna guidare molto puliti. Sull'asfalto è abbastanza più semplice, sulla terra non è così facile. La guida sulla terra è sicuramente un po' più, si improvvisa un po' di più, comunque la macchina scivola. Io penso che non solo da guidare, ma anche da vedere le prove speciali su terra o su questo tipo di percorso sono sicuramente più divertenti. Durante i due giorni di gara, oltre al one-to-one del Super Rally Show, scendono in pista anche le vetture del Rally Cross Trophy. Ma gara assicurata e qualche sportellata per questa competizione che getta nella mischia più macchine contemporaneamente. Ma passiamo al secondo giorno di gara. Nel pomeriggio si disputano le eliminatorie. Manche veloci e serrate, giocate sul filo dei decimi di secondo. I migliori passano alle finali. Gli sconfitti restano a guardare. Il rally è un ambiente di pura sostanza, distante anni luce dal mondo patinato della pista. Il fango è il pane di questi piloti e si gareggia in condizioni spesso proibitive. A volte però bisogna arrendersi al meteo. In questo momento sta piovendo molto, un bel diluvio, quindi il programma è un po' fermo perché l'organizzazione ha fermato le gare. C'è da cambiare le gomme, da mettere delle gomme morbide, di mescola morbida, più strette. I tempi si alzano di parecchio, circa di una decina di secondi anche su un chilometro di percorso. Dopo la pausa forzata, Piero rientra in pista, chiude le qualifiche e torna ai box. Abbiamo appena terminato la gara del pomeriggio, la gara è andata molto bene, ci siamo qualificati per le quarti di finale che si svolgeranno stasera. Ora ho un po' di tempo, quindi vi volevo descrivere il mio ufficio. Partiamo dalle cose più semplici, cioè la leva del freno a mano che si usa nei tornanti molto stretti. Questa è la leva del cambio, il cambio è un sequenziale a 6 marce. Qui abbiamo la console del navigatore, il motore ha una telemetria, un SD card dove vengono registrati tutti i dati durante le prove speciali in trasferimento. Devo dire che la macchina è molto ben equipaggiata, purtroppo manca un particolare che è l'aria condizionata. D'estate si arrivano delle temperature vicine ai 60-65 gradi. È il momento delle finali. Sul Super Rally Show scende la notte e si inizia a fare sul serio. Sul cammino di Lunghi cadono in sequenza Donetto, Uzzeni e Romagna. La classe del due volte campione italiano non lascia scampo agli avversari. Sicuramente sono stati due giorni stupendi, poi dopo quando riesci a vincere è sempre ancora più bello, quindi
Abbiamo, secondo me, fatto divertire molto la gente. Negli ultimi manche siamo andati bene perché un avversario come Romagna non è stato da sottovalutare su questo tipo di fondi. Quindi la macchina e le gomme hanno risposto bene, abbiamo fatto penso anche dei bei tempi e alla fine è andato filato tutto liscio. Dopo due giornate stupende, un gran saluto agli amici di Icarus e ci vedremo in pista.